Benvenuti in questo nuovo video. Allora, prima di tutto voglio farvi vedere la mia maglietta bellissima con il mio meme preferito dell'anno, assolutamente. Una maglietta molto utile, molto professionale, però sì, che è prossimamente il mio compleanno e l'ho ricevuta come regalo e devo dire che è veramente un regalo azzeccatissimo, perché io sono ossessionata con questo meme e se non lo conoscete non possiamo essere amici. Allora, seconda cosa, so che forse l'audio è un po' strano, ma sto facendo un mega declutter in casa mia e nella mia vita, quindi ho eliminato tante cose di questa stanza, quindi molto probabilmente il suono sarà un po' ridondante, non lo so, forse è una mia impressione, però fatemi sapere come va il suono rispetto agli altri video che ho fatto, i precedenti, perché potrei provare a farlo col microfono, perché ho un microfono, ma non è un microfono che si attacca alla videocamera, è un microfono che si dovrebbe attaccare al computer, ma non so come funziona in quel caso, onestamente. Quindi, please, siate buoni. Allora, oggi siamo qua per fare un nuovo video a tema Zero Waste, sarà più un video chiacchiericcio, più che... sì, sarà un video chiacchiericcio. Allora, oggi faremo un video che farà un po' parte di quella... serie che non è una serie cominciata o altro, però avevo cominciato la serie con Cosa ne penso di? Che praticamente è una cosa che riguarda una cosa del zero waste, che magari è una cosa che magari io non faccio, una cosa che magari non farò, magari una cosa della quale voglio parlare, magari affrontare l'argomento, perché è una cosa magari, non dico controversa, ma è una cosa che ci tengo a dare la mia opinione non richiesta, mettiamola così. Allora, premessa di nuovo, non voglio sembrare cinica, non voglio essere quella che non crede alle cose, però questo argomento ci tenevo ad affrontarlo sia per una questione di messaggi che ho ricevuto, sia per la mia propria esperienza. E di cosa parleremo oggi? Parleremo del trash jar. Parleremo di quelle persone che fanno vedere sui loro social questo piccolo barattolino pieno di piccole cose che praticamente è la spazzatura, quella che andrebbe indifferenziata, quindi cose che non si riciclano, che non si possono riutilizzare, che non si possono buttare nell'umido, eccetera, eccetera, che loro raccolgono qua. C'è gente che ha questo barattolino qua da anni, dicendo questa è la mia spazzatura degli ultimi 5 anni. Perché voglio affrontare questo argomento? Voglio affrontare questo argomento sia per esperienza personale, che io quando ho iniziato a interessarmi al Zero Waste, giustamente sono andata sul web, sono andata su YouTube, sono andata a informarmi su tante cose, e mi trovo sempre questa trash jar tra le cose. A primo impatto, quando tu ti interessi a un argomento che già pensi che sia comunque parecchio difficile se non lo provi, perché comunque il Zero Waste, visto dall'esterno, può sembrare un po' una sfida colossale, quando magari potrebbe esserlo, dipende sempre da persona a persona, giustamente, perché non posso dire che sia uno stile di vita facile, ma non posso neanche dire che sia impossibile. Però dipende sempre da persona a persona, dai limiti delle persone e di ciò che una persona effettivamente può fare, ecco. Non quello che non vuole fare, quello che può fare. E quindi all'inizio era un po'... mi faceva un po' paura questa cosa, perché sei tipo là che pensi che il mio primo mese di Zero Waste accumulavo comunque abbastanza spazzatura, il secondo mese andava già meglio, il terzo mese è andato così, cioè, e adesso comunque la mia spazzatura è migliorata tantissimo, perché io sono nel Zero Waste quasi da un anno, quindi la mia spazzatura nell'ultimo anno è decisamente diminuita, però non è diminuita così tanto da dire che potrebbe entrare in un barattolino così. Qui al massimo ci entra il mio triplo espresso del mattino. E allora, quindi, perché voglio fare questo video? Voglio fare questo video anche per tutte quelle persone che si fanno un po' impaurire dal trash jar. Perché tante persone mi hanno scritto al riguardo e mi hanno detto: cosa ne pensi di questa cosa? Tu per caso hai la trash jar o robe così? Oppure c'è gente che ha assunto... assunto di per sé che io avessi una trash jar e mi ha chiesto se potessi farle vedere la mia trash jar, sembra una cosa un po' porcella. No, allora, quindi ci tenevo a affrontare l'argomento perché bisogna dire, se volete passare al Zero Waste o se volete comunque fare certe cose che riguardano il Zero Waste, non dovete avere la trash jar. Non dovete farvi impaurire dalle persone che hanno la trash jar. Io non voglio sembrare cinica e dire no, chi ha la trash jar mente, ci dice cose stupide, non è vero, è impossibile avere la trash jar, perché appunto, come ho detto anche prima, non mi piace usare la parola impossibile per
certe cose, comunque almeno per l'argomento zero waste che comunque ci sono dentro, quindi so cosa significhi. Ma allo stesso tempo trovo che alle volte non sia proprio positivo verso la gente che potrebbe farsi spaventare facilmente, che magari potrebbe dire direttamente sì vabbè io a questi livelli non ci arriverò mai e se non arrivo a quei livelli allora tanto vale non provarci, perché c'è tanta gente che pensa anche così, non sto dicendo che sia un pensiero sbagliato, sto solo dicendo che magari tanti si fanno impaurire dalla cosa. E ovviamente ci tengo anche a dire del perché credo poco alla trash jar, nel senso non che io non creda a quelle persone che mettono in evidenza la loro trash jar e fanno vedere, io ammiro tantissimo se qualcuno in 5 anni non ha mai buttato fuori un sacco della spazzatura e ha sempre buttato una cartina qua dentro, ma perché la cosa a me sembra molto perché in una settimana io ho fatto questo esperimento del vedere cosa in una settimana di zero spreco, praticamente di una settimana in cui faccio la spesa, mi porto sempre il pranzo fuori, mi porto sempre il pranzo da casa, non compro tante cose fuori o non faccio shopping o robe così, quali sono effettivamente le cose che io butto. Se ovviamente non si tengono in considerazione le cose che tu butti, che ne so, in ufficio, o le cose che tu butti per strada perché stai svuotando le tue tasche, o le cose così, diciamo che ti piace vincere facile. Perché a mio parere, alle volte, le persone che fanno la trash jar non considerano quelle cose, le cose che loro fanno fuori non le considerano quasi spazzatura. Poi non sto dicendo che fuori magari fanno bordello e a casa sono tutti lindi e puliti, sto solo dicendo che in una settimana sicuramente andrai a fare la spesa. A meno che tu non viva in un paese mega civile dove nessun supermercato ti dà lo scontrino è una cosa che comunque va nell'indifferenziata, non si ricicla. A meno che qualcuno abbia questa opinione che si ricicli. Quindi uno scontrino solo per la spesa a settimana ce l'avrai sicuramente. Quindi dipende anche sempre da... Quindi io prendo per esempio le abitudini settimanali che io ho, vado a fare la spesa una volta a settimana, però comunque al lavoro mi porto sempre il pranzo, però ogni tanto capita che mi dimentico il pranzo o non lo preparo perché non ho avuto tempo o non ho avuto voglia e vado a comprare qualcosa fuori. Ok, ci sta. Cerco sempre di o portare il mio contenitore o farmi dare le cose magari che ne sono imballate in carta o robe così, però comunque c'è lo scontrino. Ci sono dei negozi che non ti danno lo scontrino se tu non lo vuoi, quindi che non lo stampano proprio, non sto neanche dicendo di stamparlo, proprio non lo stampano proprio, però sono pochissimi quei posti, però a prescindere è uno scontrino. Quindi a settimana diciamo che magari facciamo una media e direi che almeno 3-4 scontrini me li ritrovo in tasca. Se sono al lavoro e ho comprato delle cose, quello scontrino magari lo butterò nel cestino del lavoro, non lo terrò sicuramente in tasca, lo butterò nel primo cestino che trovo per strada. Perché non tengo quasi mai gli scontrini, io detesto tenere scontrini, quindi diciamo che comunque è spazzatura che io creo fuori da casa mia, che giustamente non tengo, quindi sicuramente non è che una persona si porta la trash jar e dice oh, adesso c'ho lo scontrino, lo metto dentro al barattolino, yeah! Spero che cerchiate, che seguiate quello che voglio dire. Poi, non lo so, prendiamo in considerazione che compri un vestito, ok? Che sia thrift shop, che sia negozio normale, che sia qualsiasi cosa, avrai uno scontrino di nuovo e avrai anche l'etichetta dei vestiti. Perché io anche nei thrift shop i vestiti comunque molto spesso hanno l'etichetta in carta, però non sempre carta che si può riciclare, sempre quel cartoncino lucido, purtroppo quello non sempre si ricicla, bisogna un attimo vedere, quindi alle volte io non sono mai sicura se vado a avere effettivamente nella carta visto che c'è quello strato lucido. Però c'è comunque quel cosino di plastica, quel cosino piccino di plastica che è attaccato all'etichetta o è attaccato al vestito, eccetera, eccetera. Io alle volte poi tolgo anche l'etichetta dentro, quell'etichetta di stoffa dove ci sono le istruzioni, perché mi danno fastidio, alle volte sono veramente lunghe e fastidiose. E alle volte tolgo anche quella e alle volte ci sono dei maglioni che hanno magari i cosi che immagino vengono usati per attaccarli sull'attaccapanni, io le detesto, quei due filetti là che sono sulle spalle, insomma, non so, cioè, non so l'italiano. Quindi anche quelle se le togli effettivamente vanno nell'indifferenziata. Non dico che tutte le settimane una persona compri un maglione, che tutte le persone faccia uno shopping, eccetera, eccetera, ma può capitare.
Un'altra cosa sono le medicine, per esempio. Adesso è arrivato l'autunno, inverno, eccetera, quindi ogni tanto ci tocca prendere, che ne so, la pillola per il mal di testa, l'aspirina, le vitamine, tutte queste cose qua. Io, per esempio, adesso sto prendendo delle medicine tutti i giorni che vengono comunque in barattolini di plastica e ok, si ricicla. Però quei barattolini, quando tu li apri, hanno l'etichettina che non va nella plastica, però andrebbe nell'indifferenziata. E già va. Ok, va bene. Anche quello è un'altra cosa. Io comunque non è detto che una persona prenda sempre medicine, non è detto che una persona prenda sempre vitamine, non è detto che una persona prenda l'aspirina, eccetera, eccetera. Io sto facendo veramente degli esempi per farvi capire il perché io sono molto cinica verso questa trash jar. Sono comunque delle cose che vanno a finire nell'indifferenziata. Poi prendiamo come esempio anche il pulire casa. Anche il pulire casa, perché effettivamente quando tu pulisci casa, la polvere che tu raccogli in realtà non andrebbe nell'umido. Quindi questo andrebbe nell'indifferenziata. Quindi io quando pulisco casa, credetemi che riempirebbe almeno metà barattolo, perché io ho un gatto. C'è un gatto, quindi io lascio un sacco di peli, poi c'è la cosa della lettiera, che per carità la lettiera è compostabile, quindi posso buttarla nell'umido, però a prescindere, quando raccolgo da terra e spazzolo tutto, perché io non ho un aspirapolvere ma spazzolo tutto, è una cosa che comunque andrebbe indifferenziata. E siamo già a una settimana che magari questo barattolino sarà pieno già a metà. E non ho neanche preso in considerazione tante altre cose, del tipo, metti che un giorno vado al fast food. Non è detto che al fast food io mi sia ricordata di portarmi la tazzina per chiedere la bibita, o non è detto che io abbia preso la mia cannuccia, o non è detto che l'hamburger comunque magari me lo mettono dentro la cartina, eccetera, eccetera. Ok, quella è spazzatura che tu lasci al fast food, perché se mangi lì è comunque spazzatura che tu lasci al fast food, ma è comunque spazzatura tua. Quindi a mio parere andrebbero considerate queste cose prima di dire: questa è la mia spazzatura che io creo giornalmente o mensilmente, perché fuori da casa tua stai comunque creando certa spazzatura. Non dico, che voglio dire con tutti questi esempi, che comunque fuori da casa tua stai comunque creando della spazzatura. Quindi il non considerare quelle cose che magari, che ne so, vai a mangiare fuori, e c'hai di nuovo lo scontrino, c'hai di nuovo quello. Io gli scontrini quando vado al ristorante non li prendo mai, però comunque è sempre spazzatura che io lascio là. Andrebbe considerata comunque quella cosa. Sarebbe più divertente, diciamo, da considerare di non buttare mai le cose dalle tasche e portarle sempre a casa e vedere effettivamente quanto rientra nella jar. Come ho già detto, non voglio sembrare cinica con questo discorso, ma è per dire che io, per quanto ci penso a tutto, veramente ci penso a tutto ossessivamente, alle volte anche sono anche più frustrata per questo motivo, perché ci penso troppo, non riuscirei comunque a dire che la mia spazzatura entrerebbe in questo barattolo. Io considero sempre la mia e quella di lui insieme, quindi diciamo che la considero a due, visto che viviamo in due, quindi a prescindere. Anche quando si fa la spesa, comunque c'è qualcosa che avrà sempre comunque un imballaggio, che per quanto io ci faccia attenzione, ogni tanto può capitare che ci sia un imballaggio del cavolo che non si può riciclare, non si può buttare nel riciclaggio. Quindi questo è per dire che se siete alle prime armi del zero waste, se siete alle prime armi, e magari cercate di informarvi e vedete queste cose, vi fate intimorire perché dite oddio, cioè veramente, e magari iniziate a dare un'occhiata alla vostra spazzatura in casa e dite oh mio Dio, ma io sto creando to. Toglietevi dalla testa che dovete arrivare a questi livelli. Se arrivate a questi livelli, complimenti. Se siete arrivati a questi livelli, complimenti assolutamente. Non sto facendo questo video per dire che la gente che ha la trash jar siano dei mentirossa. Sto solo dicendo che anch'io, per quanto mi faccia tanti sforzi, comunque non potrei mai andare sull'internet e dire sì, questa è la mia spazzatura, sono meglio di voi. Diciamo che se, appunto, se siete all'inizio del vostro percorso, se vi state informando, non fatevi assolutamente intimorire, perché veramente qualsiasi cosa, anche la più piccola cosa che si fa, per quanto possa sembrare stupida,
vale tantissimo. Il fatto di, che ne so, non chiedere la coppetta quando andate a comprare il gelato e di chiedere il cono è già un passo avanti rispetto a chiedere coppetta più cucchiaino di plastica. Usare i propri sacchetti al supermercato, se si riesce a farlo. So che in Italia sono biodegradabili, qua in Canada purtroppo non sono biodegradabili, però per fortuna mi lasciano usare le mie cose. Insomma, quindi è per dire di non farvi abbattere da queste cose, perché non credo che esista una persona nel zero waste che sia perfetta o che sia zero totale, perché a mio parere l'impatto, un certo impatto ce l'hai sempre, a prescindere, anche se cerchi di fare del tuo meglio, comunque c'è l'impatto di tutti, abbiamo un certo impatto, perché non saremo mai zero. Se vogliamo essere zero dobbiamo andare a vivere nei boschi direttamente, senza elettricità, senza niente, ma solo con quello che ci dà la natura. Quindi solo in quel caso potremmo magari considerarci zero zero, però per adesso è difficile dire essere zero, cioè si chiama zero waste, però non credo che ci sia qualcuno che arriverà mai a dire non faccio alcuno spreco nella vita, proprio zero di zero. Però l'obiettivo di Zero Waste non è quello di diventare il zero totale, di dire io sono meglio di voi, guardatemi, è veramente di cercare di fare del proprio meglio per fare meno spreco nella vita, cercare di pensare sempre anche alle piccole cose, anche a quelle che ci sembrano le più ridicole, di pensarci comunque sempre, anche veramente anche alla cosa più stupida che vi possa venire in mente, se c'è un'alternativa è sempre meglio che è sempre meglio usare l'alternativa, ecco. Niente, spero che questo video sia stato chiaro, perché a me sembra di aver balbettato a cazzo di cane. E fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se volete altri video magari su certi argomenti simili che magari vi sembrano un po' contraddittori, e se sono delle cose che appunto io ho già un'opinione al riguardo magari li faccio. Quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!